Sa. Guarda che bellino croma come ruggisce in teoria. Cosa fa un drago? Ruggisce? Non barrisce, perché barrisce è il... Non importa, comunque. Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove sono contentissimo di potervi dire che hanno annunciato la fine di questo capitolo dell'Intermission, della Nora's Night, Nora Choice, Nora's Choice, terminerà il 13 di marzo e qualche giorno più tardi, esattamente il 16, se non ricordo male, sì, il 16 di marzo, inizierà la nuova Nightwave. Siete contenti? Io sono contentissimo. Più che altro perché mi sono veramente scocciato di questa robina, ma non cantiamo vittoria tanto presto perché c'è da leggere un pochino. Vi faccio vedere adesso quello che hanno detto. Ok? Eccolo qua. Questa è la pagina internet dove c'è Die Zack che ci racconta, ecco, come andrà la nostra simpatica Nightwave, come andrà avanti. Terminerà appunto di domenica, 13 marzo, d'accordo? Quindi terminate i vostri creed, le vostre monetine, andate a terminare prima di allora, e verrà aggiunto la nuova Nightwave, il Noras Mix volume 1, il 16 marzo per tutte le piattaforme. Ci fanno sapere che il 2022 sarà l'era del Noras Mix, quindi praticamente come c'è il volume 1 ci sarà il volume 2, il volume 3, il volume 4 e chissà quant'altro, fino in teoria alla fine di questo anno. Quindi la mia speranza è che magari questa volta dureranno un pochino di meno le Nightwave. Non lo sapremo finché non le vedremo. Il Noras Mix volume 1 sarà molto simile, ci fanno sapere, al Noras Choice, d'accordo? Secondo i ragazzi della DE, la Nightwave è il modo migliore per presentare degli obiettivi settimanali ai giornalieri da completare per i tenno, per i player, d'accordo? Al momento i loro sforzi sono principalmente concentrati sui contenuti post New War, d'accordo? Che tutti stiamo aspettando con impazienza, è vero, li aspetto anche io, però spero che le Nightwave non siano un riempitivo tanto per, ma siano una cosa carina come erano state quelle là in passato, ecco. Anche se questo siamo impegnati principalmente a fare contenuti dopo New War, mi fa sembrare come se volessero dire quello, ok? È un pochettino... speriamo bene, ma la vedo difficile. Ci saranno nuovi atti, new act. For questa edizione del Nora Mix, we wanted to add, vorremmo aggiungere più atti. Quindi in teoria, forse, credo, presumo, ci saranno molte più missioni settimanali e giornaliere, credo. Non credo che saranno tutte quante attive, ma un paio in più magari. Ad esempio questa qua, credo sia nuova, non l'ho mai vista, di prendere uno screenshot in una qualunque scena del captura, oppure vendi qualunque item, uno qualunque, scegli tu, nel tuo inventario per crediti, d'accordo? È carino anche questo, elimina tre droni o spray con la tua melee weapon. Sono particolari, sono più particolari rispetto agli altri, a quelli che c'erano prima. Non lo so. Ci sta, tipo Revive a Fellow Tenno or a Companion. Poi ci sono quelle là settimanali, d'accordo? Colleziona 15 VOM or FAS, ok? I residui ovviamente, in cambio on drift, d'accordo? Ottieni 5.000 di standing, di reputazione con una qualunque fazione dei sindacati. E ci sono poi quelle lì elite, no? Quelle più difficili in teoria, che poi sì e no. Per esempio, apri una reliquia tra ogni tipo, quindi una elite, una meso, una neo e una axi. Ok? Non è niente di... Eh?
Ok. Niente di però c'è anche elimina 300 nemici con un Negramech senza essere distrutto. Nuove reward. C'è ad esempio una dagger skin, un nuovo glifo di Ivara. Voi Ivara main, spero che siete contenti. Una nuova siandana, un augment per il Tigris, il Combat Reload, questo poi da provare ovviamente. Un'altra mod augment per le AK Jogara e questo invece è tantissimo, un drone domestico, quindi credo sia per pulire casa. Bello, infatti qua c'è un ragazzo, drone reward, yes please. Io sono con, non so se sia ironico o meno, io lo voglio, io voglio solo quello. Quindi, non l'avesse ancora già fatto, andate a spendere quanti più crediti vi sono rimasti, terminateli, perché il 13 terminerà Nora's Choice, che è stata una scammata per quanto mi riguarda, e arriverà Nora's Mix, che avrà più il sentore di essere una sorta di battle pass mascherato con delle cose carine da ottenere. Ci saranno le solite mod, ci sarà il solito Vauban probabilmente, il solito Kuva e via dicendo, e qualche nuova ricompensa qua e là. Non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare anche un mi piace al video. Io sono Eterion e spero di vedervi alla prossima. Ciao ragazzi!